Abbiamo parlato molto di consumi a livello di settori del trasporto, dell'energia, a livello industriale e domestico, però ci sono comunque altri diciamo, punti di interesse, enti nel territorio che potrebbero partecipare in modo attivo al processo di conversione. Ad esempio, uno di questi potrebbe essere la scuola. Qui abbiamo un sacco di studenti varie scuole superiori, ma non soltanto il sistema scolastico in generale, i vari edifici scolastici e le comunità che ospitano, in che modo si possono attivare per agire al meglio contro il cambiamento climatico e in che modo possono collaborare in modo migliore con il territorio e quindi con aziende e associazioni. Grazie.